Sindaco di Tufara, torna la tradizionale maschera del diavolo di Tufara. Sì, torna la tradizionale maschera del diavolo, soprattutto oggi è una giornata di festa che vede protagonisti una serie di maschere, due maschere da Lucera, quindi dalla Puglia, una maschera alla Sardegna, anche un'altra maschera alla Molise, ma soprattutto il nostro diavolo che ci rappresenterà poi tra l'altro anche a Venezia il 20 di febbraio come maschera molisana. L'importanza dei gemellaggi con altre realtà, come ha anticipato lei, il diavolo sarà a Venezia, ma anche nei giorni scorsi il gemellaggio con la Sardegna, quindi l'importanza dello scambio di tradizioni. Assolutamente, lo scambio culturale di tradizioni è fondamentale, questo scambio ci vede protagonisti già da un po' di anni, circa 10 anni, abbiamo degli scambi continui e frequenti con la Sardegna, con maschere della Puglia, siamo stati in Sicilia, andremo a Venezia, ma siamo stati al Carnevale di Cento, quindi la nostra maschera ha continui scambi culturali, chiaramente è riconosciuta a livello nazionale come una delle maschere più belle, anche più caratteristiche nel panorama nazionale, e questo ci fa piacere, ma continuiamo con l'associazione a divulgare la nostra maschera, che è quella secondo noi la più bella, però chiaramente poi questo vale per tutti. Il diavolo, la maschera del diavolo di Tufara, un punto di riferimento, come anticipava anche lei, non solo per il Molise ma anche per altre realtà, quindi l'importanza anche del bacino di utenza, di turismo che in questi giorni, in questo periodo ne risponde appunto Tufara. Certo, è chiaro, oggi è una giornata bellissima dove sono previste migliaia di spettatori, quindi per tutta la giornata odierna, ma poi c'è il consueto martedì grasso dove si chiude poi il carnevale e con la rappresentazione anche della morte del carnevale, che verrà condannato a morte, quindi poi con l'inizio della quaresima, del periodo quaresimale, quindi è un periodo che ci vede impegnati, tutto il mese di febbraio ci vede impegnati, ma chiaramente poi subito dopo insomma inizia anche il periodo quaresimale. L'importanza poi della collaborazione dell'amministrazione comunale con l'associazione per la buona riuscita di questo evento. Come amministrazione siamo a stretto contatto e lavoriamo a stretto contatto con le associazioni, in questo caso con l'Associazione del Diavolo, che lavora benissimo sul territorio da tanti anni. Noi siamo vicini, li supportiamo, se possiamo li supportiamo anche economicamente. Adesso andranno a Venezia, anche noi contribuiremo e faremo la nostra parte. È fondamentale, è fondamentale il lavoro di tutti, ognuno di noi deve fare la sua parte, perché è importante che si conosca Tufara anche per il carnevale, ma non dimentichiamo che noi abbiamo anche San Giovanni Eremita da Tufare e quindi abbiamo tante altre bellezze da far valere, venite a visitarci, io vi consiglio di venire a visitarci. Una manifestazione poi che si migliora e cresce anno dopo anno, quella della maschera appunto del diavolo di Tufara. Sì, anche questo è un crescendo, anno dopo anno ci stiamo facendo conoscere e ci stiamo facendo apprezzare. È chiaro, il periodo del Covid ci ha un attimo fermati, ma abbiamo continuato a lavorare, siamo ripartiti l'anno scorso con una bellissima manifestazione, oggi è una giornata che anche per le condi meteo permette proprio una visita da parte degli spettatori, quindi per questo motivo bisogna continuare a lavorare affinché diventi una maschera conosciuta a livello nazionale. Siamo in compagnia del piccolo Eric, oggi alla mascherata del diavolo di Tufara. Come sta andando? Ti stai divertendo? Tantissimo, è un'emozione che è bellissima. Bellissima.
Mi diverto tanto. È il primo anno per te o sei venuto anche altri anni? No, è il primo anno per me. Quindi hai visto tutto il momento della vestizione, adesso sono quasi tutti pronti per iniziare la manifestazione. Sei curioso di vederla? Tantissimo, tantissimo. E poi il diavolo io non l'ho mai visto, quindi è la mia prima volta. Quindi sei molto curioso di vedere cosa farà? Sì, tantissimo. Quindi non ci resta che aspettare e vedere quello che farà? Sì, giusto. Quindi tornerai sicuramente pure il prossimo anno? Se mi piace, sì. Sì, sì. Alla fine sì. Sì, lo farò. Lino e Antonio, voi rappresentate la maschera della morte, quindi accompagnerete il diavolo per compiere poi l'atto finale. Sì, diciamo che noi rappresentiamo la morte, però non è una morte cattiva, siamo vestiti di bianco perché rappresenta proprio la purezza e l'accompagniamo il diavolo proprio per purificarlo. Lo portiamo fino alla condanna a morte, il carnevale, per poi riaccompagnarlo agli inferi, all'inferno, diciamo. La falce è uno strumento molto importante perché col suono, diciamo, scaccia anche i demoni, il maligno, il male, però ricorda anche un po' le gesta dell'agricoltura, quindi le gesta dei contadini. Sì, è un ruolo molto importante il nostro perché abbiamo il compito di sostenere il diavolo, di fargli strada, quindi di fare largo tra la gente e con, come ha detto anche Lino, con le gesta dell'agricoltura, della fa con la falce, andiamo a togliere l'erba cattiva, le cose negative che sono state fatte durante l'anno precedente e assicurare la rinascita, la nascita delle nuove cose per l'anno successivo. Sono tanti anni che impersonificate questa parte e ogni anno quindi avete visto crescere sempre di più questa tradizione fino ad arrivare quest'anno anche al Carnevale di Venezia. Sì, sono 13 anni, ogni anno però cambia, l'emozione però è sempre la stessa, non svanisce mai questa emozione. E per fortuna abbiamo l'occasione di andare a Venezia e rappresentare il Molise e la nostra maschera soprattutto. Sì, per me sono 9 anni che faccio il diavolo. Come ha detto anche Lino, è un'emozione unica ogni anno, soprattutto per noi che siamo qui del paese, che ci teniamo molto a questa tradizione. Ogni anno diciamo che è diverso però, e si provano sempre però le stesse emozioni, da quando inizia il periodo carnevalesco, ovvero dal 17 gennaio fino all'ultimo giorno di carnevale. Si respira un'atmosfera diversa, unica in questo paese, soprattutto per noi che appunto siamo i protagonisti di questa tradizione. Quindi è tutto pronto per iniziare questa manifestazione e poi il giorno di carnevale ci sarà l'atto finale, quindi la condanna e con proprio il giorno di carnevale. Sì, infatti invitiamo tutti il 21, martedì 21, martedì grasso, a assistere proprio al processo a carnevale. Verrà condannato sul palazzo del castello e verrà processato da una giuria e verrà gettato nelle mani del diavolo che se lo porta all'inferno. Sì, quindi attenderemo il processo che ci sarà il 21, martedì grasso, l'ultimo giorno, quindi colgo l'occasione per invitare voi, invitare tutti a partecipare alla manifestazione. Sarà l'evento più importante perché appunto ci sarà la condanna a morte del carnevale, quindi si assicurerà anche il carnevale successivo, quello dell'anno prossimo. Quindi sarà una giornata unica per tutti. Termina qui anche questa puntata di Viaggio in Molise. Abbiamo vissuto insieme questa importante tradizione, una delle più antiche della nostra regione, quella della maschera del diavolo di Tufara. Ricordo che è possibile vedere le nostre puntate sui nostri canali, sulle piattaforme social, quindi Facebook e YouTube, e sul sito di telemolise.com. Grazie per essere stati in nostra compagnia.
compagnia, vi diamo appuntamento alla prossima puntata di Viaggio in Molise.